La mamma ha parlato tanto. Allora, Alice, possiamo dire un po' di cose che hai fatto tu in Avis, perché hai talmente una tale esperienza da giovanissima, perché hai fatto veramente un sacco di cose, poi sì, anche all'estero. Sì, anche io ho iniziato. Allora, partiamo dall'inizio proprio. Ma adesso non tanto inizio, perché non è che c'hai 60 anni come Filippo. Io ho iniziato la mia, chiamiamola tra virgolette, carriera. Io ero l'assistente di mia mamma, che è segretaria della mia Avis comunale. Che è di Avis comunale? Di Chiaravalle. Di Chiaravalle. Siamo stati al 50° anniversario. E io la portavo i mazzi dei fiori delle donatrici che dovevano essere premiate. Io facevo la valletta. Dai, sul serio. Poi sono cresciuta dentro la sede. 18 anni ho cominciato a donare. E ma una sera poi arriva una mail che c'era una convocazione, un gruppo giovani, vuoi partecipare? Tu pronta? Perché no? Sì, quindi ho cominciato con il gruppo giovani della mia provincia. Scusa se ti interrompo, non è che ma questo facciamo capire ai nostri ascoltatori che anche perché poi al di là del donare il sangue è anche proprio del proprio lavoro, del lavoro tra virgolette, passione. Sì, ma soprattutto c'è una comunità di persone che hanno valori affini e che soprattutto insomma è importante che tu racconti il tuo percorso, questo voglio dire, perché ci fa capire cosa vuol dire. Esatto. Vai continua. E insomma abbiamo organizzato tanti eventi, abbiamo dato un bello slancio al gruppo giovani provinciale, poi ad un fantastico meeting di Ascoli Piceno sono subentrata nell'esecutivo nazionale. All'interno di questa esperienza ho avuto l'opportunità di partecipare al forum internazionale dei giovani donatori di sangue, che è l'evento che tutti gli anni organizza il gruppo giovani della Federazione Internazionale delle Organizzazioni dei Donatori, la FIOZ, di cui l'Italia ovviamente fa parte ed è membro fondatore. Quindi anche lì l'impegno è poi continuato, perché ho fatto parte del direttivo dell'IYC, che è questo gruppo giovani internazionale. E quindi viaggiare, perché adesso sembra così, ma quanto hai viaggiato? Sì, abbiamo organizzato questo forum, ogni anno si svolge in un paese differente, proprio per condividere tra tutti i volontari delle varie nazioni quelli che sono i diversi sistemi che regolano la donazione di sangue. E c'è da dire che sotto questo profilo insomma Avis ha un grande ruolo, una grande responsabilità, ma su due profili. Da un lato condividere quello che è un sistema che da 95 anni insomma permette al nostro paese, ai nostri ammalati, di avere il sangue di cui hanno bisogno, ma soprattutto di prendere poi le idee dei paesi nuovi che si affacciano ora su questo impegno, quindi capire come a nostra volta rinvigorire quello con nuove idee, nuove energie, nuovi spunti, quello che facciamo. E poi questa è la sorpresa. E poi la sorpresa, sì. Questo viene con te? Sì, sì. Ah, viene con... Perché tu ancora adesso sei responsabile. Sono componente del consiglio e dell'esecutivo di Avis nazionale e sono nel consiglio della Federazione Internazionale. Questo è bene saperlo, perché è importante far sapere che ci sono donne in Avis che hanno, non posso dire cosa, ma insomma si può capire, si danno da fare. Che c'è la volontà, ma c'è da dire che nel senso la mia realtà, sono stata fortunata a provenire da una realtà dove queste differenze, queste insomma non si pongono, quindi... Ma questo è bello, soprattutto nel 2022 dire questa cosa. In quattro! Una volta che partiamo non ci fermiamo più. Sì, in quattro donne qui, è bellissimo. L'applauso ci vuole. L'applauso, facciamo l'applauso a queste quattro bellissime donne. Presentiamo l'ultima arrivata, Alice, presentiamo l'ultima arrivata. La nostra Lisa dal Friuli Venezia Giulia, ex presidente regionale dell'Avis regionale Friuli, una collega con cui abbiamo abbiamo tante attività. Ma io posso dire che ho davanti tre guerrigliere, lo posso dire? Ma lo posso dire o no? Perché sembra che poi tre guerrigliere di quelle, insomma, un po' vi conosco, un po' vi ho conosciuto, e quindi Alice stava raccontando questo bellissimo percorso. Allora, ti lascio anche a te 30 secondi, poi lasciamo la mano a Lisa. 30 secondi, sì. Di quello che vuoi.
mi piace condividere con voi in questa occasione quello che, perché la nostra assemblea si svolge sempre no, a ridosso di quello che è un evento importantissimo, che è il 14 giugno, certo, la giornata mondiale, brava, del donatore di sangue. Allora mi piace condividere quello che è il messaggio, lo slogan di quest'anno della giornata mondiale, che è: donare è un gesto di solidarietà, unisciti a noi e salva delle vite. Quindi insomma ci apprestiamo a celebrare questo momento importante ringraziando tutti i donatori e promuovendo di nuovo il messaggio della donazione volontaria, anonima, gratuita e soprattutto periodica, associata, perché sono valori davvero per noi centrali. Li ribadiamo oggi in questa assemblea e continueremo a farlo sempre in qualsiasi occasione. Io, Alice, non posso che ringraziarti, Claudia, che ti stai avendo un attacco da Frida, e vi ringrazio, siete troppo... Eccola qua che ha detto la sua, e quindi è giusto. Grazie mille ancora di grazie nuovo. Grazie a voi, grazie, e buon mille, lavoro. Grazie, buon proseguimento.